Analisi della partita con il responsabile dell'ufficio stampa Massimo Mucciante. Massimo, risultato bugiardo lo possiamo dire, ma classifica preoccupante. Sì, possiamo dire entrambe le cose, anche perché c'è un po' di rammarico, perché il primo tempo che abbiamo visto, non so se cosa avete visto voi, ma il primo tempo mi dava molto fiducia. Io tra primo e secondo tempo sono sceso giù perché facciamo una camera tecnica, ti posso assicurare che anche i ragazzi giù allo spogliatoio erano molto, molto carichi. Pronti via, subire un gol immediatamente, evidentemente ha tagliato le gambe, e poi niente, nel secondo tempo comunque c'è stato anche un po' qualche occasione, loro un gol in ripartenza e classifica preoccupante a questo punto. A conti fatti il Chievo ha segnato due gol su due errori individuali dei biancazzurri, il Pescara è stata sfortunata con un palo e due occasionissime di Busellato. Sì, occasionissime, sono due rigori in movimento, siamo stati molto sfortunati, mi è piaciuto molto Odgaard, l'impatto che c'è stato con sia nel primo tempo, il bel palo che ha preso, poteva meritare qualcosa in più, ma anche come ha reagito durante la partita. E sì, abbiamo tentato qualche cosetta, però diciamoci la verità, bisogna fare qualcosa in più se ne vogliamo uscire. Ti chiedo l'ultima cosa, sei d'accordo nel dire che con la Regina sabato prossimo la vittoria è d'obbligo? Io non dico solo con la Regina, qua bisogna, le partite sono poche e i punti da fare sono tanti, quindi non è solo la Regina ad essere importante, bisogna cominciare a fare solo punti da subito, non è, e non soltanto contro la Regina.